Per tu itinerante, perché eh, per questa settimana abbiamo insomma una puntata speciale nel comune di Monte Argentario. Quindi ringraziamo il sindaco che ci accoglie eh, nella sua eh, stanza. È vero che è il mese di febbraio, però peccato, non abbiamo trovato il sole, ma insomma, vabbè, sarà sicuramente un'eccezione per questa per questo bell'angolo di Toscana che di solito invece è eh, baciato dal sole. Davide, intanto vabbè, tu eri già stato in questa eh, zona, però è insomma, sempre bello, mai la giustalista, quindi anche se eh, come hai detto te oggi non c'è il sole, <ride> ma è un posto accogliente, si sta bene anche d'inverno. <ride> ecco. eh, peccato che che non, eh, non ci ha assistito, però insomma, il bagno ba non, si non si poteva fare in ogni no, no, eh. esatto. il tuffo oggi era abbastanza <ride> proibito dalle condizioni meteo. Ehm, allora, Sindaco, ci siamo già visti, insomma, in, altre, in altre occasioni. Eh, questo programma elettorale sta eh, facendo i suoi passi. Sì. Uh, come stiamo procedendo con quello stiamo che era messo in agenda? Stiamo abbastanza bene. Direi che noi adesso ci stiamo preoccupando e ci siamo preoccupati nei mesi trascorsi di risistemare un po' l'organizzazione del comune di questa macchina che non abbiamo trovato in buone condizioni. E non per responsabilità di nessuno, non voglio incolpare i miei predecessori per sua natura. Stiamo riorganizzandola al meglio possibile. Abbiamo fatto anche dei miracoli nel frattempo perché nel programma elettorale avevamo detto che avremmo messo in liquidazione l'Argentaria Prodi, cioè la società che gestisce gli ormeggi, lo abbiamo fatto, eravamo costretti a farlo perché la legge Madia eh, obbligava allo scioglimento delle società partecipate che non fatturassero i 500.000 euro, siccome questi le fatturavano molto meno siamo stati... Obbligati. Però anche lì la procedura per ritrovare un nuovo percorso è stata lunga e adesso siamo in condizione, la prossima estate, di gestire al meglio questi, questi pontini e questi orbeggi. Avevamo detto che avremmo rivisto la posizione di Cala Galera sì. e abbiamo fatto un provvedimento di annullamento del prolungamento della concessione di 30 anni: ha creato anni. qualche mal di, ha pancia, no? mal di pancia, sicuramente, eh? da chi sì. ha avuto da chi ha ricevuto anche il provvedimento anche qualche ricorso, non solo il eh, marittimo. Il ricorso era, era evidentemente messo in conto ecco. perché loro hanno avuto la possibilità entro 60 giorni di ricorrere al TAR. Il TAR poi esaminerà le varie posizioni e vedremo quello che deciderà il tribunale amministrativo. Eh, possiamo spiegare a chi non è un marittimo che cosa è successo lì proprio a Cala Galera nello specifico, perché Niente, magari Cala Galera aveva una concessione nata nel 1970 che per 50 anni, quindi la, il termine valido fino al 2020. Quindi adesso stiamo ancora nel regime della concessione originaria. A un certo punto la Marina di Carla Galera chiede il, la proroga di questa concessione per altri 30 anni. Le proroghe per legge sono vietate perché la Comunità Europea impone alla scadenza delle concessioni di fare una nuova gara per affidamento e ricerca del concessionario e allora è stato trovato un escamotage per non chiamarla proroga ma rideterminazione e cioè loro hanno cercato di dimostrare e con argomenti che noi riteniamo non validi che i soldi spesi nel 1970 non furono quelli che hanno dato vita a 50 anni di concessione ma di più. Questo di più, secondo loro, avrebbe dovuto dare diritto ad ulteriori anni 30. I miei predecessori hanno accettato questa sì, ipotesi sì, su questa linea, diciamo. e noi invece abbiamo ritenuto che fosse una linea sbagliata e quindi abbiamo annullato il provvedimento e adesso si vedrà. Insomma, adesso, adesso, poi siamo anche, eh, è intervenuto un ulteriore elemento di riflessione che è quello della legge... Ultima, nell'approvazione della finanziaria, il governo e il Parlamento hanno stabilito che le concessioni in essere siano prorogate di 15 anni, quindi si tratta di capire se anche questa rientrerà o meno in questa legge nuova che non c'era quando noi abbiamo però fatto l'annullamento della... Insomma, è, un è una cosa molto complicata eh, esatto, che spiegarsi, di non, Però diciamo che dal punto di vista operativo non cambia al momento niente e qualora avessimo la necessità di andare a gara nella ricerca di un nuovo affidatario della concessione noi abbiamo già detto e, e tranquillizzato tutti i dipendenti perché nel bando di gara metteremo l'obbligo a chi dovesse manifestare l'interesse di assumere nelle persone e nel numero e nelle condizioni di lavoro gli attuali dipendenti e quindi non si cambierebbe niente a parte che io poi penso che poi il candidato a vincere la gara, sicuramente a presentarsi sarà la barina di Cala Galera. Non vedo, non ho avuto con, no, diciamo, contezza di altre manifestazioni. Ma è interesse. sicuramente una un, cosa. Ah, un noi, noi ritenevamo che quel percorso fosse un percorso non giusto, dal non legittimo, vista, insomma, secondo me. Non lei. legittimo, ecco, e quindi esatto. no, abbiamo cercato soltanto di fare questa correzione. Insomma, avrai capito che quando, quando si è insediato il Sindaco, insomma, idee molto chiare, discontinuità abbastanza netta ecco, rispetto alla precedente amministrazione. Senta Sindaco, visto che noi eh, siamo una tv che, che copriamo un po' tutta la Toscana, allora ci vuol dire. E, mh, soprattutto nel credo d'estate, grossi problemi di turismo non ci siano, non c'è sempre un grande afflusso. Ecco, ma ne, nel restante periodo dell'anno cosa offre? No, come tutti i paesi di partenza, cosa, cosa lei ha intenzione sì. eventualmente per allora? Io ritengo che la, il prolungamento della stagione sia un qualche cosa che tutti quanti mettiamo nelle. Proposte preelettorali, poi però è difficile cavalcarle dopo che si è stati eletti. Io quello che ho detto in fase di campagna elettorale sto portando avanti, e cioè noi avevamo indicato due linee fondamentali. Uno, un turismo sportivo dove d'inverno l'argentario può essere. L'argentario di per sé è un clima atipico, nel senso che magari vediamo che all'interno di qui Albinia, Talamone piove e qui invece non piove quasi mai, quindi è adatto per escursioni di trekking, è adatto per giri in mountain bike e quindi quest'anno molti turisti sono venuti, abbiamo fatto in modo che queste associazioni sia di biciclette che di trekking abbiano avuto modo di fare pian, plan, piantine, percorsi. E e collegamenti vari con i vari alberghi, su internet, e abbiamo avuto un discreto successo. L'altra cosa che stiamo portando avanti è, sono dei collegamenti con gli albi professionali, di architetti, geometri, ingegneri, commercialisti, notai, per far sì che l'argentario venga inserito tra le località dove poter svolgere i corsi di approfondimento professionali, obbligatori peraltro. E abbiamo convinto, sono au, auditorium in ci sono Abbiamo alcuni ambienti noi, abbiamo pochissimi alberghi. E alcuni di questi tra l'altro belli d'inverno chiudono, però abbiamo anche fatto forzature in, con alcuni che invece sono rimasti aperti. Il Pellicano, per esempio, che è uno che è sicuramente il più bello d'inverno è chiuso. Cala Piccola, che è molto bella, però d'inverno è chiuso. Aperto rimane. Che è molto bello e gradevole ed è, ha dato questa disponibilità. Il golf di, delle Piane, che insomma, è veramente una cosa di eccellenza, e questi convegni, questi incontri si svolgono prevalentemente al golf di... Ecco, finora questo tipo di sì. incontri non erano non Erano no, ero, ero molto meno pubblicizzati e molto meno ricercati. Noi adesso stiamo sforzando... Certamente parliamo non di grandissimi anche numeri, perché, lei, perché... lei che è un avvocato e un commercialista, formarsi no. nel Comune di Monte Argentario no. vuole mettere piuttosto eh, che... Certo. Eh. Magari vanno ecco, offerti dei pacchetti perché uno si sposta per fare un eh, fine sì, settimana. Si sì, eh, sì. approfitta. Già l'opportunità. Noi così come abbiamo fatto anche con le crociere, che stiamo in... Anche lì incrementando gli arrivi di queste crociere, lo facciamo anche perché il crocerista che arriva, così come il convegnista che viene a fare i convegni o il professionista che viene a perfezionare la, la propria competenza in questi corsi, intanto conoscano l'argentare e quindi okay. diventa una, cosa, una sorta di promozione del territorio. E poi speriamo, e riteniamo che, di sperare positivamente, che. Alcuni di questi poi tornino con le famiglie a fare che poi la vacanza estiva. Ecco, magari eh, diciamo da un punto di vista dell'offerta commerciale, di, anche di qualità, bisogna insomma lavorarci. Sì, lei tenga conto che noi qui abbiamo offerte solo di qualità. Nel senso che tutti gli alberghi almeno. No, ma io mi riferivo anche più a so, una passeggiata con tutti i negozi attrattivi. Eh, allora, lì nasce prima l'uovo o la gallina? Noi <ride> i negozi non nascono se non c'è affluenza di persone. E Quindi bisogna creare le condizioni perché l'affluenza ci sia per poter poi incentivare gli, e sperare che, incentivati poi, i commercianti aprano le loro attività perché. Chiaramente nessun commerciante apre da dove non pensa che ci siano dei ritorni. Certo, no, 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 ma anche da un punto di vista urbanistico, però creare le condizioni. Noi, ecco bene, perché... noi abbiamo due paesi, uno sostanzialmente diverso dall'altro, eh. perché Porto Ercole è piccolo, è un quarto di Porto Santo Stefano e non ha quello che noi riteniamo essere non del tutto una risorsa, cioè il collegamento con l'isola del Giglio. Che invece è uno dei problemi di Porto Santo Stefano, perché Porto Santo Stefano ha non tantissimi posti macchina, ma molti di questi sono comunque da impegnarsi per coloro che vanno giornalmente all'isola del Giglio. Perché l'isola del Giglio gode del privilegio di una legge che parte dal presupposto che le macchine possono essere non accettate, no? quindi il sindaco del Giglio. Ogni anno fa un'ordinanza in cui dice che possono arrivare soltanto le macchine di coloro che, a parte i residenti, abbiano prenotato per più di X giorni e quindi non accetta quelli che giornalmente vanno. La gita al Giglio, diciamo, gita al giglio che costa anche caro. Esatto, insomma. non è contemplata l'auto. E, e quindi gli altri rimangono qui, tutti a Porto Santo Stefano. Però io ho sempre detto che Porto Santo Stefano non sta al Giglio come Piombino sta all'Elba e Civitavecchia alla Sardegna, perché Piombino non è certamente concorrente turisticamente dell'Elba, né Civitavecchia lo è della Sardegna, ma noi del Giglio sì. E quindi, bisognava in qualche modo trovare un punto di, di incontro e una situazione di equilibrio noi cercheremo di risolvere in gran parte facendo dei parcheggi nuovi con dei progetti che stiamo portando avanti, dei mega parcheggi che dovrebbero nel giro, spero di questa legislatura, dare almeno una risposta di 2000 posti auto. Allora, su questo però ne parliamo subito dopo la pubblicità. pubblicità. Eccoci tornati dalla pubblicità, seconda parte di A Tu per Tu, David, Oggi ti ho portato. Certo, ecco. noi però ci dobbiamo trasferire eh, qua. Esatto. No? Facciamo anche una perché... sede distaccata di staccata di Tu. No, per tu. poi fra un po' registriamo e poi andiamo a fare il bagno. Cioè, <ride> Sennò no, sempre, sempre chiusi là. E' anche migliorato il tempo, nel frattempo. Sì, nel frattempo durante la pubblicità è arrivato il sole e quindi insomma mi sa che lui non vuole più tornare in quella eh, stanza. No, io direi, direi che il sindaco ci ospita, ne organizziamo esatto. una serie di trasmissioni. Noi un periodo insomma, almeno ci trasferiamo qua. Nell'entroterra, nell ogni volta che vediamo questo panorama, ovviamente ci, ci si apre il cuore. Ecco, e noi siamo consapevoli della nostra fortuna vero, di vivere in è questo una grande posto: fortuna, è vero. Sì, è vero, di vivere e lavorare E Io insomma, ringrazio con... sempre mio nonno, che era di Arezzo, eh, esatto. di essere venuto qui a Porto Santo Stefano. Per cui. Non perché voglio dire che Arezzo sia. Sì, sì, però. È comunque diverso. Eh ecco, sì, non... assolutamente, è un'area un diversa, è un, insomma, veramente un bel vedere. Torniamo però alle questioni meramente amministrative. Parlavamo di questo problema parcheggio, che insomma che noi che lo viviamo pochi mesi all'anno, poche settimane all'anno, comunque lo percepiamo in maniera molto netta, poi insomma anche per ragioni di lavoro. Ecco, come verrà risolto, se riusciamo a risolverlo, diceva Ora, lei Io vorrei questa... anche non enfatizzare troppo i nostri problemi, nel okay, senso no, che è un problema, però è anche un problema dovunque io. Vada, nel senso ah, sì, che certo. può sembrare che chi viene dall'Argentina ha problemi di parcheggio e da altre parti invece non ci sono perché abbiamo dei problemi, ma mh, cercheremo di inquadrarli nella giusta dimensione e di risolverli al meglio. Fermo rimanendo, che il problema del parcheggio è un drammatico problema di tutte le nostre no, città. Insomma, c'è anche, Darizzo, eh? Eh? Sì, anche sì, ad Arezzo no, il no. problema del parcheggio per i turisti, perché poi insomma, spesso e volentieri non, non so, io ricordo no, di ma diverse che... manifestazioni che si sono imbottigliate tante volte. Io ma... cioè, ho una figlia a Siena, ieri domenica ero a Siena per trovare un posto macchina ho eh. tribolato, insomma, sì, e se lo si vuole trovare si deve andare a pagamento, e stare tutto il giorno a pagamento a Siena costa almeno 15 o 20 euro. Qui all'Argentario a volte noi diamo dei bollini verdi per i non residenti e abbiamo chiesto di solito un euro al giorno, quest'anno l'abbiamo raddoppiato, l'abbiamo portato a due, c'è cioè chi ha la, il coraggio di protestare, ah, ecco. con due euro ci si sta tutto il giorno, io a Siena ieri l'altro ho pagato 18 euro, Insomma, voglio dire, noi pensiamo di avere questo problema ma di essere un po' in linea con tutti quelli che sono i posti. C'è però questo progetto di questo parcheggio? Ci sono due progetti, uno è di natura privata, è questo del giardino Iacovacci, dove le amministrazioni precedenti, addirittura precedenti a quelle di Arturo Cerulli, parliamo degli anni, inizi degli anni 2000, hanno dato queste, diciamo, autorizzazioni, queste previsioni nello strumento urbanistico che adesso si stanno concretizzando che dovrebbe dare 500 posti macchina, però è un privato. Noi come comune abbiamo messo in programma questo progetto al campo sportivo con un multipiano per circa 1000 posti auto e più abbiamo dei progetti a Porto Ercole con parcheggi a raso, anche lì intorno ai 400 posti auto nuovi da recuperare. Quindi tra gli uni e gli altri arriviamo ai famosi 2000 circa che nel giro di 5 anni dovrebbero, 1500 di carattere pubblico. 500 privati. Riuscire un po' a dare un, una bel, risposta, bacino, sì, un, un bel bacino, un bel polmone, ecco. Siamo oltre la metà del suo primo anno. No? Di, di, sì, di siamo al settimo, ecco. eh, Stan, Stan si accendere. sente di essere come dire visto che non, non lo sapevamo, ma ha un passato da atleta. Il sindaco lo stavamo sì, dicendo bene, sì, sì, sì. dietro le quinte. Non, non, <ride> non andiamo fa, oltre, ma fatizzando. detto questo, parlando di corsa, di corsa appunto, ne, 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 ecco, ne, in questo caso della macchina amministrativa, come le pare che stia andando? No, bene, anche se diciamo il percorso sono accidentati. Non sono i 3000 piani, ma sono i 3000 ostacoli. Nel senso cioè che noi, per esempio, ci vantiamo del fatto di avere di essere stato credo il primo della provincia di Grosseto, ma forse anche della Toscana di aver approvato il bilancio nel 2018, il bilancio di previsione del 2019. Questo l'abbiamo dovuto fare perché noi non abbiamo rinnovato il contratto all'esattore che esercitava qui all'Argentario e dal primo di gennaio abbiamo portato i tributi direttamente nella gestione comunale e quindi dovevamo fare assunzioni per coprire questo nuovo incarico, questo nuovo spazio, servizio. Non l'avremmo potuto fare se non avessimo approvato il bilancio, quindi abbiamo dovuto approvare il bilancio prima di Natale. Però per far questo entro ottobre, perché devono stare due mesi esposti. Abbiamo dovuto mettere lì giù il piano di, triennale delle opere pubbliche e quindi è stato un lavoro preparatorio. Adesso siamo pronti: abbiamo il piano triennale, il, piano, il bilancio approvato, i tributi che sono partiti, l'Argentaria Prodi che è stata liquidata, Calagalera, la decisione che, di cui abbiamo parlato. L'aeronautica militare che avevano il comune di Montargentario con l'aeronautica ha stipulato una convenzione secondo noi non firmabile perché a carico del comune era stata posta la bonifica di quei siti, cosa che non si poteva fare, e comunque senza che ci fossero cifre determinate, il comune non poteva firmare nulla e noi l'abbiamo annullata e adesso siamo partiti con le progettazioni, abbiamo messo in progetto il, campo, il parcheggio del campo sportivo, abbiamo messo in progetto la rotonda di ingresso a Porto Ercole, abbiamo messo in progetto in via Barellai l'allargamento dove le pescherie di quella via so 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 soprastanti, in modo da poter fare un porticato dove le, po le, le pescherie, cioè abbiamo cominciato ad attuare operativamente quello che era previsto nel programma sì. elettorale del sindaco. Nel bilancio Abbiamo messo anche opere immateriali e voci che non sono diciamo, opere pubbliche e cemento armato, ma cose a cui noi teniamo molto. Per esempio abbiamo messo in bilancio degli stanziamenti per fare borse di studio per studenti particolarmente bravi ma che non abbiano le condizioni economiche per poter continuare gli studi universitari e il Comune si farà carico di poterli far studiare e farli laureare, così come abbiamo messo in conto il fatto di aumentare gli impegni per l'acquisizione di prodotti alimentari da distribuire ai poveri. Abbiamo messo in campo anche un'altra operazione che sembra facile ma non lo è del tutto, cioè quella di non far arrivare... Queste persone nei magazzini come adesso avveniva per ritiro dei pacchi, sì. ma creare un'organizzazione che glieli consegni a casa sì. perché abbiamo scoperto che molti hanno ritegno a farsi vedere che vanno a ritirare Questa è una cosa che anche noi tocchiamo con mano. Quindi sì. noi preferiamo fare uno. Ci costerà un po', però la legittimità della coscienza. Insomma. Ecco, un comune questo mi dai là per farle anche un'altra domanda. A volte deve fare scelte anche antieconomiche, ma politicamente in una certa direzione, questo è un po' il senso. Sì, io... Ora non eccessivamente antieconomiche, però come diceva adesso, magari sì, il comune non è un ente economico, eh, è esatto. un ente che eroga servizi, per cui chiaramente noi stiamo rivolgendo il nostro sguardo verso le direzioni di dare servizi a coloro che ne hanno più bisogno. Consigliere che il Comune di Montagentario è un comune virtuoso, è uno dei comuni che dà al fondo di solidarietà per i comuni poveri, cioè non virtuosi, noi oscilliamo dai 5-6 milioni l'anno mm -hmm. che dal nostro bilancio sottraiamo per dare sostegno e quindi però sarebbe... Abbastanza strano che dessimo sostegno con i nostri soldi ah, ad altri comuni certo. e non lo dessimo ai nostri concittadini. Ai vostri, ai vostri residenti che sono 12.000. Quanto I abbiamo? Sì, sono 12.800, noi siamo arrivati a un massimo di 13.500. Ah, quindi, insomma, alla soglia dei 15, che sì, poi sì, ovviamente che no, farebbe, farebbe scattare ne... il sistema eh. elettorale diverso. Esatto, quindi senta, Sindaco, è una città turistica, quindi. Eh, sicuramente anche qui ci sarà un po' l'abitudine per evitare di dover pagare l'IMU o le tasse come seconda casa di prenderci la residenza quindi i proprietari questo però evidentemente se sulla carta ci sono tutti questi abitanti poi di fatto eh, la realtà è diversa ecco questo per altre città turistiche è un problema in molte eh, mi ricordo la battaglia che anche sta facendo il sindaco di Barcellona, ma anche di altre grandi città, di questo problema che queste, queste città si, si trasformano in un, più in un parco giochi che in una vera e propria eh, realtà civile di, di, di vita. Ecco. Anche qui avete questo problema. No, non è così diffuso. Chiaramente eh, anche a noi, da noi non manca qualche furbo che così eh. ha fatto, so, perché direi che da, devo dire che l'amministrazione che mi ha preceduto ha fatto un buon lavoro in questo senso e ha colpito nel segno eliminando in gran parte Quindi problema. con i controlli dei vicini sì, urbani sì. Con noi continuiamo a farli ah, okay però dicevo prima che siamo un comune virtuoso e lo siamo perché incassiamo tantissimo dall'imu quindi non sarebbe così se invece ah fosse certo, tanti ah beh, che, certo certo eh, sì è un dato che sicuramente questo da, di per sé già ha la sensazione cioè da proprio la situazione esatta perché il fenomeno del dei dei residenza. esempio sì certo, sempre così, sì, eh, spesso si sente dire so, che questo che, insomma, il monte argentario è un po' un posto di villeggiatura per chi ha la casa, perché effettivamente alternative, eh, come diceva prima anche ci lei, sono pochi so, alberghi, ce ne sono sì. poche, ma anche altri tipi di strutture. No? Oggi si sviluppa il bed and breakfast, si sviluppano tante altre forme. Però ecco questo non, non ci puntate o non? Allora, negli anni. 60-70 quando c'è stato lo sviluppo forte dell'agentario è stata una scelta, e Vi compresa la parte per quegli anni in cui noi amministravamo con la signora Agnelli anche sì. è stata una scelta voluta, quella della seconda casa privilegiata rispetto ad altre soluzioni. Perché ritenevamo e penso di aver visto giusto, non solo noi ma sia i nostri predecessori che i successori, nel fare questa scelta perché le case comunque danno la garanzia di una presenza, perché se non ci sono più coloro che l'hanno costruita, ci saranno coloro che l'hanno comprata da chi l'ha costruita, poi danno lavoro a, a chi le, le, le accudisce, ai giardinieri, cioè c'è cioè tutto un mondo di persone che lavorano intorno a queste seconde case. Gli alberghi da noi sono pochi, eh, sono circa 600-700 posti letto, le consiglie. Quei pochi sono di, veramente di qualità. Passiamo dall'eccellenza del Pellicano, che dove il Pellicano sono 100 posti eh, letto, e lei considera che il Pellicano ha circa 150 dipendenti. Per dire la ah, qualità dell'azienda, ed è la più grossa azienda dell'Argentario, in quanto di a dipendenti. Delle, delle pur essendo politiche. un albergo con solo 50 camere, insomma, ecco, però di un certo tipo. Ho Poi abbiamo Cala Piccola, ci sono quello dicevo, del golf, c'è. Cioè, quello al pozzarello, il Baio d'argento, quindi pochi ma buoni. Il fenomeno di BB si va invece molto sviluppando e ci sono quelli anche lì un po' forse abusivi, che danno, però ci sono altri che invece sono regolarmente registrati, sono, si trovano su internet, fanno fatturazione insomma, e sono coloro che danno risposta ai posti che invece in albergo No, al momento saranno un po' carenti, avremo bisogno di ulteriori alberghi, però la situazione degli alberghi è tale che diventa difficile trovare chi li costruisca, perché è qui da noi impossibile costruirli sul mare, perché sono tutti arroccati e quindi oggi chi va al mare e va in albergo vuole andare in una... vuole avere la vista che, che abbiamo mare, noi che oggi dall'ufficio? del No, non è soltanto questione di vista, ma proprio vuol fare il bagno, ecco, e qui da noi questo non è facilmente certo. fattibile. Quindi diciamo che la politica che... E della seconda casa, poi ha creato le condizioni e si ritorna lì al pagamento del Limu e quindi a creare le condizioni di un comune ricco. Quanto che, meno ecco, eh, sì, sì, porterà. Dei buoni ritorni. Ecco, esatto. Alle case sì, comunali ce la, ce la vuol fare un po' la storia del Monte Argentario? Cos'era prima degli anni '70, prima che arrivasse il turismo? Ora, io sono nato nel 1947, quindi non so se ho l'anni per poterlo fare. Io, sono, io ricordo quando eravamo bambini che qui era stato distrutto nel 1944, 1943, 1944 dei bombardamenti. Perché era, era stato, stato distrutto? Era stato distrutto perché c'era già un embrione di deposito di presenza dei depositi dell'Aeronautica Militare e poi c'era una base. Navi di navi da di guerra, nave. quindi erano obiettivi di Ah, qui proprio? Davanti, sì, no, sì. E dopo la caletta c'era il siluripedio, oggi si chiama, ma era un silurificio dove facevano i siluri, una fabbrica eh. di siluri. Eh. E quindi gli americani quando sono venuti qui hanno pensato bene di il radere tutto al suolo. Al suolo sì. eh. Quindi nei primi anni del dopoguerra tutta ricostruzione, negli anni 60 è cominciato a venire... Ma ecco di che viveva la gente? Di mare, per... di pesca. Di pesca, sostanzialmente di pesca a Porto Ercole di, e invece a Porto Santo Stefano c'era una, una marineria un po' diversa. Pesca in gran parte, ma anche marittimi che giravano il mondo su navi mercantili, su Liberty, su navi da crociera, che, da... che facevano qualche mese, qualche anno. Come io, io sono figlio di un marittimo. Mio padre a volte partiva e tornava dopo un anno, due anni. Io non... Quindi, ah, quindi matri... aveva messo la famiglia qui. Un e un mercato lui... diffuso perché poi erano le mamme che tiravano sulla famiglia. I padri erano fuori a lavorare sulle navi e mandavano poi la paga a mensile. Caspita. Fino agli anni 60-70. Poi si è andato sviluppando il, il turismo, quindi le attività commerciali, tutto l'indotto, la nautica e via. Ecco, parlando proprio di turismo, siamo insomma, nel mese di febbraio, però insomma, davvero alle porte, no? con la, già la Pasqua presumo che sia già un bel termometro per voi. Sì. Ecco, eh, L'anno scorso, se non ricordo male, questo territorio è stato l'unico un po' in controtendenza perché gli altri dati invece eh, erano un pochino in negativo. E per quanto riguarda invece Monte Argentario, le presenze erano in aumento. Quindi, intanto no, speriamo. Non per merito mio, perché ora è appena <ride> arrivato. <ride> Vabbè, però insomma. ricordo, però una, ricordo una favorevole quest... coincidenza. Ecco diciamo. esatto, ricordo questo dato, quindi intanto immagino ci sarà la speranza di confermarlo. Perché noi, eh... noi siamo certi che l'anno prossimo confermeremo questi dati perché tutte le prenotazioni, ah, ecco, quant'altro sia di appartamenti il... che di casa ah, okay. sono. Per la parte controllabile, poi per sì, vabbè, certo. di quelli che hanno già a casa qui, che non sì, avvisano sì. quando arrivano, <ride> ma pensiamo di essere abbondantemente in, in linea, in linea sì, con sì, quei. Allora, noi siamo stati uno dei pochi comuni che ha avuto un trend positivo l'anno scorso. Guarda, sì. Sì. Quindi insomma eh, mi diceva tanti eventi però ancora non li possiamo svelare. No, non li possiamo svelare non eh. perché non sia. perché a me piace poi dire le cose quando sono fatte o perlomeno che sono certe che saranno fatte. Adesso stiamo contattando per esempio con degli amici che insomma, abbiamo messo in campo la possibilità di fare degli eventi estivi di grossi nomi, non più gratuitamente ma a pagamento o parte a pagamento, sì, con, sì. E parte insomma, a, per il pubblico più giovane, magari aperti. Adesso stiamo ver verificando le formule. Sì. E quindi però fino a quando non ho firmato il contratto con sì. i vari artisti, ebbene, non. però faremo delle cose sì. di una certa importanza. Ecco, quindi questo. dobbiamo tornare. Quest'estate a argentario. trovarci, intanto per il Pagno Marinaro, ecco, perché questo, confermeremo questo spero piacere. la collaborazione Davvero, che tanti sì. buoni frutti ha dato e per il resto vediamo quegli sviluppi quali che saranno ma penso che ce ne saranno di positivi e noi saremo qui a guardarli e soprattutto speriamo nella prossima visita di fare un bagno specialmente che ci eh, sia so. il sole ma esatto. questo se mi avvisate prima c'è di magari dire, ce l'ho ordinato cioè, ma ecco però un'ultima un domanda vogliamo, cioè, lei è prestata alla politica o è un politico di lunga durata? No, no, guardi io ho fatto l'hai dovuta fare io cioè, da lui è bastian, lei deve sapere no, che lui è il bastian contrario io quando avevo 32 23 anni ho dato il mio contributo fino all'età di 32 ho collaborato per tutti quegli anni che la signora Agnelli era sindaco, io ero il suo vice sindaco e ah, operavo qui con lei quando la signora Agnelli ha smesso di fare il sindaco io nello stesso giorno ho, ho smesso di fare tutto e mi sono dedicato a tutte altre cose nella vita Lavorato dopo 30 fischi anni venuto in pensione. Gli amici vedevano che mi annoiavo e mi hanno chiesto: ah, ma è perché non be... Be... <ride> ho fatto di nuovo questo tentativo? È andato in porto Ma, ma... ci vorrà dire che fare il sindaco è il lavoro da pensionato? No, 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 no eh, hanno giocato sul fatto che io mi annoiassi molto a fare il pensionato e quindi ah, mi hanno chiesto di questo. Però non sono un politico di professione per, per 30 fischi anni mi aspetteranno non... anche qualcosa di buono. Io spero che eh, l'avranno, perché la Non preoccuparla. No, non no, ma no, no, faccia, no, no certamente utile, no. sì. Eh, Però eh. insomma non avevo programmato questa avventura. Ah, quindi, no, no, no. E quando ho cominciato questo diciamo, percorso ho chiarito fin da subito che diciamo in termini anche un po' scherzosi ho detto il mio impegno. Finisce al ponte di Santa Liberata, che è dove si, si collega con la Giannella, e alla diga di Orbetello, per dire oltre non vado. Ecco, non, non, è già tanto. Non, non, ho, non ho ambizioni suo... politiche. Eh, ho... esatto, Lei ha sua... lavorato però tanti anni fa in questa amministrazione, e poi ci è tornato. Ora è cambiato qualcosa? Molto. In peggio? No, in peggio. È cambiato che quando noi facevamo la, nella prima esperienza si eleggevano i consiglieri comunali che poi eleggevano il sindaco. Noi eravamo 30 consiglieri comunali e eleggevamo il sindaco, quindi si poteva anche scegliere un sindaco e poi cambiarlo, oppure anche il sindaco poteva accettare, sapendo che se non avesse voluto portare avanti per 5 anni il mandato e si fosse stancato, avrebbe potuto staccare la spina. Oggi questo non è più possibile all'epoca noi eravamo responsabili degli atti quindi firmavamo noi gli altri li disponevano e noi si firmava e quindi potevamo fare anche forzature in questo senso oggi noi non firmavamo più nulla e forzature non ma le possiamo ma ecco da un punto fare. di vista economico finanziario dal no, punto di vista economico finanziario nella prima fase di esperienza mia lei, io sono capitato in quegli anni dove c'erano i decreti stammati 1 2 3 4 che davano la possibilità ai comuni di accedere alle anticipazioni di cassa dal tesoriere perché i comuni battevano, non avevano grandi disponibilità. Lei apre una parentesi, una cosa che non abbiamo detto, che nel periodo in cui ci siamo occupati negli anni 70-80 di questa amministrazione avevamo la fortuna di avere un assessore delle finanze molto capace che era il dottor Guido Cardi che aveva smesso di fare il governatore della Banca d'Italia e faceva da noi l'assessore delle finanze quindi insomma eravamo piuttosto attrezzati diciamo che l'ossatura politica del sindaco c'è tutta, ecco detto questo io tornerei a prenotare quel bagno assolutamente, quel bagno di cui parlavamo prima, quindi grazie insomma, grazie, grazie a voi grazie a voi di essere venuti e con la tua ci vediamo come al solito Buongiorno. la prossima settimana torniamo ad Arezzo, Buongiorno. promesso Buongiorno.